tutti, ben ritrovati sul mio canale di cucina. È tempo di conserve e di marmellate. Questa primavera ci offre delle fragole stupende. Andiamo in cucina a realizzare una marmellata di fragole, ovviamente in chiave salutista. Per 1,5 kg di fragole utilizziamo 100 ml di succo di limone, 100 g di zucchero di canna, 500 g di fruttosio. Lavoriamo le fragole. Procuratevi una bacinella con acqua fredda, iniziate a far galleggiare le fragole così, in modo che non si impregnano di acqua e non vengano ammaccate. Versatele piano piano, dopodiché le andremo a scolare e inizieremo a tagliarle. Roteate le fragole sotto l'acqua corrente. A questo punto sono pronte per essere scolate. Mettetele ad agio. Il passaggio successivo sarà il taglio. Inizio a togliere il pinciolo dalle fragole e a tagliarle in 3 o 4 pezzi. Metto le fragole in una casseruola, aggiungo lo zucchero di canna, il fruttosio, mescolo bene e aggiungo il succo di limone. Lasciamo sobbollire per circa 10 minuti. Le fragole hanno preso il bollore, mi sono procurata un colino e inizio ad adagiarle. Lascio quello sciroppo che vedete, che utilizzerò in parte per fare lo sciroppo, in parte lo andrò a legare con un po' di fecola. Non ve l'ho detto all'inizio della fecola perché volevo vedere quanta acqua buttava fuori la fragola in sé per sé. Quindi sicuramente andremo poi a legare con un po' di fecola di patate. Questa è la nostra polpa di fragole passata. Ovviamente dovremo farla ribollire almeno 15 minuti con un po' di fecola. Mi raccomando, la fecola va messa in acqua fredda. Ora vi faccio vedere. La girate con la forchetta per non far venire dove. Potete utilizzare in alternativa anche l'amido di mais. Lo andiamo a mettere nel nostro composto di fragole e lo rimettiamo sul fuoco. Eccola qua, l'ho rimessa sul fuoco e ora dovrà bollire per almeno 15 minuti, fino a che la fecola non avrà, come si dice, addensato il composto. Non sempre va utilizzata la fecola o l'amido di mais per le marmellate, dopo vi spiegherò meglio nei consigli. Ecco qua, abbiamo raggiunto la consistenza adeguata della nostra marmellata, non ci resta che invasare. Invasiamo la nostra marmellata. Se la volete consumare subito, la raffreddate e vi durerà circa 10 giorni in frigorifero. Se invece la volete conservare per più tempo, dovete sterilizzarla in modo casalingo. Cioè metterla, come vi farò vedere nel passaggio successivo. La intanto chiudo col coperchio. Allora, adesso andrò a mettere in una pentola con coperchio, con un asciughino all'interno, il famoso canovaccio della nonna. Metterò dentro le mie marmellate e le andrò a sterilizzare col metodo sicuro casalingo. Le mettiamo a testa in giù, così. Copriamo di acqua e appena prende il bollore dovranno bollire per almeno 20 minuti. La nostra marmellata ha finito di bollire e andiamo al confezionamento. Fatevi delle etichette come ho fatto io in modo artigianale, con la foto del prodotto e
anche gli ingredienti. Andiamo ad applicare la foto sul vasetto. Procuratevi della carta decorativa. Io ho scelto di abbinare questa che è al bianco e il rosso, che sta benissimo con il mio vasetto. Iniziamo a fare un giro di spago. Ecco qua, il nostro vasetto della marmellata è pronta, ideale anche per un regalino. Questa è la nostra marmellata, guardate che bella consistenza, al punto giusto, ideale per la prima colazione. Ciao a tutti, siamo arrivati ai consigli della ricetta di oggi. Per chi segue il mio canale avrà visto che utilizzo tecniche di cottura salutista per la realizzazione delle mie marmellate o composto di frutta. Utilizzo poco zucchero e tempi di cottura brevi e solitamente utilizzo anche succo di limone o succo d'arancio per mantenere vivi i colori della frutta naturale. Voglio darvi qualche consiglio. Quando fate la marmellata, scolate il succo che la frutta rilascia durante la cottura, la prima cottura, e utilizzatelo per bagnare torte e quant'altro. In pasticceria non si butta via nulla, come in cucina. Inoltre, se avete necessità di legare la vostra marmellata e quindi di non farla bollire per 3 o 4 ore perdendo così tutte le sostanze nutritive, utilizzate fecola diluita in acqua o amido di mais diluito in acqua. In percentuale di 1 kg di frutta, circa 30 g di fecola o di amido di mais. Questi erano i consigli della ricetta di oggi. Ciao!